perché 2 anni che non ho lavoro, scrivo in prefettura, scrivo al sindaco, nessuno fa niente e qui manca da mangiare. Ti chiedo scusa, no, non ho mi devi, raggiunto. non mi devi chiedere scusa, oh, che scherzi. Sono stato educato. Ma infatti io poi ho detto che una persona, se bisogna capire perché fa certi gesti, cercare Perché non ascolta di risolvere nessuno i e manca problemi. Il lavoro. Lo so. E non è il mezzo giusto, ma ha più Però potere. L'hai fatto, io spero che serva a qualche lo cosa. Spettacolo. Sono stato in caserma, adesso vabbè, dai. Vediamo se il procuratore e il sindaco. Vediamo se ti incontra. Attenzione alla mano. Attenzione Ciao, alla mano. Grazie. Uno si dispiace quando vedi delle persone che sono in difficoltà e che per risolvere il problema sono disposte anche a fare una cosa eclatante come questa. Siamo stati fortunati che è stata una cosa pacifica, educata, anche il Signore è stato veramente, ha voluto solo manifestare, però sarebbe potuta anche essere qualcosa di più. Una situazione scomoda, questo Sanremo neanche lo volevi fare. Hai capito? Mi è capitato pure quello, comunque spero che quel signore lì possa risolvere i suoi problemi perché insomma. Fiorello lo vedete in TV, Fiorello non mi deve dare risposte, le risposte le deve dare la politica. Fiorello faceva il suo, io ho fatto un gesto eclatante, non c'è altro da aggiungere. Il discorso è da fare a chi gestisce il comune e il magistrato a cui ho scritto un plico di lettere chiedendo aiuto e nessuno si è mai mosso. Vediamo. Ci vuole la TV, ormai comanda la TV, la politica è fallita e qualcosa lo fanno i magistrati, basta.